Dunque, questo lo metto qui e adesso chiamo la mia Sissi. Sissi! Sissi, puoi venire un attimo? Voglio iniziare un video. Ciao Lilla! Ti si mette la mano quando si sbadiglia. Scusa, sono ancora mezzo addormentata. Cosa c'è? Volevo farti guardare lì. Salute? No, una sia! Salute, ti sei raffreddata? No, intendo una sorellina di me. Una sorellina di me? Una mia sorellina, hai capito cosa voglio dire? E vabbè, ma ti ho chiamato apposta. Allora, che dici, scartiamo? Sia! Però, questa è l'ultima che abbiamo, quindi se c'è dentro la tua Lil, molto bene, siamo tutti felici, se no festeggiamo uguale, eh? Ok, ok, apri, apri! Amici, ciao, benvenuti sul canale, io sono Lilla. Oggi voglio aprire insieme a voi questa, che è una LOL Sister della terza serie e sarà la mia ultima per quanto riguarda questa wave, perché avevo deciso di prenderne un tot e che le altre al massimo le avrei scambiate, eccetera. Quindi adesso speriamo di trovare qualcosa che ci piaccia e vediamo cosa c'è all'interno. C'è la mia piccola sorellina. Non lo sappiamo, quindi stai tranquilla. Andiamo ad aprire. Allora, Lil Sister gialla e il loghetto della Giochi Preziosi. E l'ho presa in un negozio di giochi. Allora, apriamo. E apriamo. Ai. Allora, c'è il segno della pace e il cuore. Quindi mi sembra che non sia del club che cerca sia. Ve lo rifaccio vedere e qua questo che è sia un indizio sia un adesivo c'è scritto Peace and Love. Continuiamo con l'aprire. Ma per me puoi anche fermare tutto perché sono sola al mondo e io non ho né un animaletto né una sorellina e vabbè, continuiamo pure così. E non ho neppure la mia figurina. Vogliamo parlare della mia figurina? Sia tranquilla, hai un sacco di amiche, un sacco di bimbe Lil e siamo tutti felici. Sì, siamo felici, però hai capito qual è il dramma? Vabbè, mentre sia drammeggia, fa la Queen Drama, andiamo ad aprire il secondo strato. Che strano, guardate, qui è tipo appiccicato. Non l'ha mai trovata così. Oggi voglio aprire insieme a voi questa, che è una LOL Sister della terza serie e sarà la mia ultima per quanto riguarda questa wave, perché avevo deciso di prenderne un tot e che le altre al massimo le avrei scambiate, eccetera. Quindi adesso speriamo di trovare qualcosa che ci piaccia e vediamo cosa c'è all'interno. Sta distruggendo i mille pezzettini. Mi hanno messo la carta di serie B. Ah, ce l'ho fatta. Scartiamo ed è una confezione gialla. Qui c'è un adesivo che mi dice cambiano colore. E andiamo avanti. Nel frattempo guardiamo. La cerniera è rimasta qua. Questa invece è una carta super leggera. Ah, vi ricordo che quando aprite qualcosa di plastica, la cosa migliore è riciclare. Ok, ce l'ho fatta. Allora, questa la metto qua, che dopo vado a riciclarla nella plastica. Mi raccomando, aiutatemi anche voi a riciclare la plastica. E voilà! Questo è quello che troviamo. Allora, la nostra guida, questo che dovrebbe essere l'anello per trasformare la ball in porta LOL, porta chi vuoi, insomma, deal, LOL, oggetti segreti vari. Ok, accidenti, com'è super cicciona. Guardate un po', dai, apriamo prima questa. Mai trovato una roba così gigante.
Non trovo neanche il capo. Oh. È scuro qui dentro, è buio. Sì, ti liberiamo subito. Praticamente voi non avete visto, ma ha fatto un volo assurdo. Questa è una borsa veramente gigante, la più grossa che io abbia mai trovato. Alphabet Chicken Noodles, la zuppa di spaghettini e pollo. Alphabet, no, guardate come nelle confezioni ci sono i fattori nutrizionali, non ci credo. A questo punto sono veramente gasata, vediamo qua che cosa c'è. Un paio di scarpe. Sono abbastanza certa di non avere la sua sorellina, come sempre. Oramai è una prassi non fare coppie. E sono venute fuori delle sneakers che sono azzurrine bianche, molto belle. Qui c'è un po' di sporco, ma lo toglierò da sola. Ok, siamo tutti pronti. Mamma mia, ma chi sei? Ma chi sei? Ho capito, no, troppo bella, troppo carina. È popular ed è Lil Beatnik Baby, cioè la sorellina del Nemo, e me lo ricordo perché ne stavo parlando con Barbara proprio l'altro giorno. Guardate quanto è bello il Nemo, stupendo, questa francesina qui del Retro Club. Allora, sicuramente cambia un sacco colore, perché se si intravede così già dal corpo ho impressione che diventerà una roba pazzesca. Sì, senti, ma ti piace? Sì, è adorabile! Anzi, io le tingerei i capelli tipo qui a metà e sarebbe veramente perfetta. Non ci provare minimamente, ho già capito qual è la tua malsana idea. E no, non lo facciamo. Piace, siamo stati fortunati. È vero, ma sei sporca di cosa sei sporca? Slime congelato! Non urlare! Slime congelato! Guarda! Ecco qui! Ho congelato dello slime, così possiamo mettere la nuova arrivata a cambiare colore. Wow, che bella idea! Questi sono gli slime, quelli a diamantino. E c'è anche, ecco, c'è anche la sorpresina all'interno, che è un unicorno. Ma è un po' duro, quando l'hai tirato fuori? Mezzo secondo fa, perché? Perché ci vuole un anno e sei mesi adesso per farlo scongelare. No, chiudila lì dentro, fatti perfetta ghiacciaia, ti devo spiegare tutto. È perché io ho queste genialate, queste trovate super intelligenti, mio. Ma come? Vabbè, allora. Questa è la Lil, non mi sembra una trovata super intelligente. Vediamo un po' se riusciamo a fare questo effetto freezer di cui parla Sia. Sì, non succede niente. Aspettate, provo a fare così. No, sembra che la stia sporcando di nero. Vedete, i piedini non cambiano. Però se la sfrego diventa nera. No, ma questo metodo non funziona. Facciamo alla vecchia maniera. Guarda, sì, facciamo alla vecchia maniera. È bella l'idea dello slime, ma purtroppo. Allora, faccio super piano. Qui vado, ragazzi, eh. Wow, guardate come è diventata super scura. Ma è pazzesca, diventa come la sua sorellina, è carinissima. Rimane solamente la mutandina e poi ha questa tutina nera, anche un po' da ladra, tipo Arsène Lupin. Vado a rubare tutto il mondo, in tutto il mondo. No, stai tranquilla, perché tutte le Lil, le LOL esagitate capitano a me. Comunque, ragazzi, io la trovo veramente super deliziosa, carinissima. Tieni, rimani qui a fare il bagnetto.
Noi non abbiamo trovato la... Ah, ma diventa anche bionda! Non me ne ero accorta! Vedete, ragazzi, come cambiano le cose sotto le luci? Guardate, diventa bionda! Carinissima! È bella anche bianca, però bionda anche buffa. Ok, dopo questa ultima scoperta, questa sarà la nostra ultima Lil della serie 3 e vabbè, dai, siamo felici. Un bel colpo! Era una di quelle che volevi, del resto. Verissimo. Ragazzi, noi vi salutiamo, ma prima... Prima vi stringiamo di affetto. Ciao, ciao, ciao.